Cristina, sono la mamma di una ragazza con la sclerosi tuberosa. Ho accettato mia figlia dal momento che ho saputo, dal momento che hanno detto che soffre di epilessia, perché poi la malattia è stata scoperta quando aveva 30 anni. L'abbiamo accettata, è diventata una nostra amica, l'abbiamo combattuta, coccolata e prima di tutto accettata. È stata aiutata dalla famiglia, dai medici e dallo psicologo, che è una persona molto importante. Io alle mamme vorrei dire tanta fiducia in se stesse per prima, perché non sono loro che hanno voluto a noi come genitori, ma siamo noi genitori, abbiamo voluto i nostri figli, avremmo voluto sani e liberi, sono venuti malati, accettiamoli per quello che sono, gli dobbiamo voler bene, però prima di loro dobbiamo volere bene a noi stessi, a avere tanta fiducia nella vita e tanta speranza. Da dove le nasce tutta questa forza? Non lo so, dall'esperienza della vita, forse. La mia non è stata bella, però l'ho accettata per quello che è stata e nell'insieme è stata bella. Anche se ci sono e alti e bassi, però bisogna accettare la vita per quello che ci dà, perché una ce n'abbiamo, non due. Perché se il Padre Eterno ce ne dava due, avremmo fatto in modo che in una avremmo imparato e nella seconda avremmo vissuto. Ce n'ha data una, ecco quella ci dovremmo fare sia uno che l'altro.